Allora, questa la dobbiamo solo consegnare. Questa dobbiamo fare tutto. Ok. Sand. Take care before all your health is lost. Okay. No. La ragazza scomparsa. Sì, l'ho vista proprio ieri, il livello più basso della città. Ok, scendiamo. Oh no. Lì non si può andare. Sto Arteru Agiuci. Perfetto. Allora di qua. No, dall'altro lato magari. Su? Ragazza scomparsa, oh! Beh, l'ultimo volta visto che il compagno del suo fidanzato. Ok, ci ho detto che c'era però a livello più basso. Controlliamo qui. Quanto pare no. Poi il compagno del suo fidanzato mi viene in mente una cosa, che risaliamo.
Yuris Aid. Faccio la meta. Zerganto! Zerganto! Kashito! C'è qualcosa qua. Given all the info we've gathered, the missing girl should have been a... I say, are these... Yeah, and they... I fear the missing girl may somehow figure in... Well, she was last seen with her boyfriend. Maybe he knows some... Okay. Ottotostara. Bello. Aruteru Achi. Aruteru. Man, these rules. Aruteru-a, Chiken Taguchi, Ureto, Sankikuru. Man. Okay. Facciamo così. Mm-hmm.
Ok. Ho trovato dov'è. Does he really think she'll forgive him if he just gives her a fur? It does seem somewhat materialistic. Are you guys for real? When someone gives me something for free, I'm happy as a pig in shit. This world would be a great deal simpler if nothing but Kainés lived in it. I'll pretend that's a compliment. Ah, visto che ci stiamo già fuori a questo punto. Hey, are you the one who wants to become a man of... Oh yeah, Digichi. The desert's dangerous. We should head back... Dada! No, non torno indietro. Devo uccidere tutti, devo essere un eroe. What? That's even more dangerous. Soaste, peruato, Digichi tarerusa! Ma potrebbe diventare un uomo... Un uomo della maschera? Se ho paura di morire, sconfiggerò queste beve per il bene della mia patria. Hey, wait! If he speaks the truth... And I fear the boy... Yeah, we'd better catch him before... It is my experience that youth is simply a synonym for stupidity. Oh, come on. He just wants to protect his city. I think it's nice. Oh, yeah. Yeah, that's real nice. Wait, weren't you the guardian of your village, Kainé? Yeah, but... look, all I'm saying is... Don't talk to me. Oh, is your mouth too full of sand to formulate a crude response? Fuck off and die, Book. We lost him. Zanna. Ah. Mi ha rotto le scale questo.
Ah. E la vale. Ok, quante pelle abbiamo per adesso? 3 su 10, perfetto. Basta. Ecco qua, siamo a 4.
5. Candy Angel Super, questa è la fine per il posto bianco. Come on, we have to keep him. Dai. This guy is insane. Yes. He could have. He reminds me. Hey, I'm not. Ah. Ah. Your son is a boy no longer. Though we urged him against it, he. Arta! Sì, li ho cercati e ho fatto tutto il suo. Ora finalmente la città non dovrà più. Allora sei proprio un idiota. Ma pensi seriamente che questa storia, che hai sconfitto tutti quelli qui da solo. Lo so che questi due ti hanno aiutato, ma avrebbero ucciso altre persone. Non che non l'avrebbero fatto. Saresti potuto tornare a casa per avvisarci. Tuttavia le tue intenzioni sono buone, e per questo sono fiero di te, padre. Parlerò con il consigliere reale. Se ti accetterà per la mia benedizione, potrei diventare un uomo della maschera. Itosa, Tōkan! Padre, davvero? Ma che sei l'ultima volta che fa queste cose così scriteriato. Il soldato capisce quando il nemico è più forte di lui. Non c'è alcun bisogno di chiedere aiuto per i miei compagni. Tōkan! Padre, te lo prometto, in cui diventerò saggio e quello sconto. Grazie anche a voi. Ecco i miei... Grazie anche a voi, vicino. Ecco, prendete. Oh, we didn't do much. Still. Sì. Lui è la maggiore del mio orgoglio. Ok, questo è fatto. Sodotachi. Questo non ci serve. Onginto. Ah, no, allora dobbiamo. Vediamo queste ultime 5 per le gruppo, sperando che riusciamo a trovarle subito. What was that? It is known as a scorpion. Phylum Arthropoda, subphylum Chelicerata, order Scorpionida. They are closely related in form and structure to other arachnids. I am so not following you right now. It's an enemy. Kill it. Now that I understand. Okay.
perfetto. Zanna. L'ultima pelle, abbiamo finito questa missione. Ok, vediamo bene da tutti. I got your ten wolf. Taksariori! Orite! She's super mad at you, right? Will she even. Takisachi! Otta! Yuza Sataichi! Taki Tuokite! Shite! Oh, come on, really? Look. Tachi Saratachi! Hi there. I have a message for you. Otto-sara? Yeah. Anyway, he says he knows he was wrong.
とラッキーやりにさたってなるんださらギサラウワシタンってきたすらいとちケーキテールゴロユリルキテハゼよりサタイトタサタオリデシキタベンドンチーランサラヤソロあらたてさOk. Andiamo a finire dopo finita questa, andiamo a finire pure la missione della ragazza scomparsa. Yuri sei toso. Akisato kiteruza date. La ragazza scomparsa. Scusate, non l'ho vista. Mi conviene chiedere a sua ragazza di guardare l'entrata della città. Sera, Davide. Ok, sì. Sì, chi siete? Stiamo cercando la ragazza, è spesa qualche giorno. Sei stato l'ultimo a vederla, prima che scomparisse, vero? No, non so di che state parlando. Aren't you worried about her? Sì, sì, certo che lo so, ma... Ma vuoi essere che importa? We found bloodstains in the very area where the two of you are last... You can hide nothing from Grimoire Vice. Confess, oh guilty one. Confess! Lest others who are not as forgiving as I discover your terrible secret. No, è lei. È stato un incidente. Stiamo discutendo per una stupidaggine. Mi ha spinto. Allora ho spinto anch'io. Credo sia scivolata. Perché è caduta e ha sbattuto questo contro il muro. Oh. No, non volevo farle del male. Io la amavo. Accident or not, a person died. Trying to cover that up. Sapevo di non potermi nascondere a lungo. Non sapevo cosa fare, quindi ho gettato il corpo nel pozzo delle sabbie fuori città. Non so quanto dirvi, mi dispiace. We appreciate the honesty. We're gonna check on the sand spot. Andiamo a cercare sto pozzo. Dopo questa devo prendermi un sacco di erbe medicinali. A manner of place. I think it's a graveyard. The headstones also. Why do they shine as if they were carved from the rock just here? Ok. It appears to be. This must be the sandspout well. This is hardly the most pleasant task you have assigned us up for. How peculiar. Why would he lie about the body and not the... Well, I guess we should go tell the fan... So there was no body to be found. What's going on here? She must have been carried off by the sands. Or the wolves. Oh no. Or perhaps the man was mistaken all along. Ah.
sarà solo. Sapete la novità? Mia figlia è tornata. Your daughter is... Wait, what? Scusatemi tanto per il disturbo. Your boyfriend told us you were... Santurumi, Seria, com'è possibile? Ma capite? Vi comportate tutti come se fossi morta. Già, vi comportate in modo davvero strano. Ma quando è il pozzo? Lascia perdere. I don't understand a single thing that's happening right now. Could the man possibly have been deluding himself this entire time? Beh, nostra figlia è tornata. Tutto è bene, quello che finisce bene. E qui una ricompensa per il vostro aiuto nella ricerca. Intanto te. Ti è andata di lusso. Ecco cos'è successo. Ok, a posto. In effetti potevamo comprare anche quale pelle di lupo, ma 50.000 mi sembra troppo. Ok. E andiamo a vedere se le altre quest sono disponibili. Allora, ok, dobbiamo andare un attimo a faccia... a fronte mare per fare una quest secondaria.
Ok. Inseriamo questa e poi si vedrà. Continuiamo questa quest, andiamo a fronte mare. E questa come si apre o no? Ecco qua. Your delivery. Thanks. Fatto, fatto. Excuse me, but have you seen my son? I don't think so. When I got home, I found a note from him that said he was leaving and not to look for him. What if he's left the village? Please, you have to help. My son shouldn't be too hard to spot. He wears a very odd... Okay. If I see him, I'll let him know his father is worried about him. Manor in the corner of the southern. Beyond the southern plains lies seafront. Andiamo con l'ombra giù, andiamo a fronte mare per per avviare la quest, una quest lì, e per continuare questa qua del figlio sperduto. Hey, are you the kid who ran away from home? Huh? Oh man. Your father's worried sick about you. Because he wants me to, like, take up the family business. Yes, we can see that. Well, perhaps you should let your father know that you're alive and well. Oh man. Why do people always gotta hassle me? Yeah, all right, I'll do it. The guy who runs the tavern's been helping me since I got here. And I want to give him something. I was thinking I could, like, cook dinner or something. But I don't have any ingredients or whatever. If it'll get you back home to your father sooner, then fine. I'll help. This guy, man, he don't eat nothing but fish. All the time, every day. Fish, fish, fish. So I was thinking he might, like, want to try eating meat or whatever. So could you give me, like, 5 pieces of mutton and 3 pieces of goat meat? I can find the pans and spoons and stuff, so just bring the meat to his place when... Looks like we've got everything the runaway kid asked for. Let's go make the delivery. Per fortuna che già abbiamo tutta la roba.
Hi, are you the runaway? It would seem we've been You've got to be kidding me. Seriously? Ecco qua. Beh, almeno facciamo questa. Hey, you gotta help me out. See, there's this girl that I'm pretty wild for, so I asked her out. But she won't even consider. That's. She really appreciates the finer thing. Everyone has. I tell ya, there isn't another. Okay. I tell ya. I tell ya. Ok, per attivare questa dove? Bisogna parlare tre volte con questo tipo. Uscire e rientrare dalla città e parlargli di nuovo. Hey, guess what? I went shopping with my girl a little while back. You mean the one who only goes to super... That's her, all right. Anyway, there was this nice accessory that I thought would look great on her and didn't cost much, but she refused to take it. She said she doesn't wear cheap accessories. Well, that's... Yeah, I should have known better than to try and impress her with such shabby flim-flam. Next time, I'll get something high-class all the way. Are you certain this woman even cares for you? Of course she does. You humans certainly have complex and exhausting. I tell ya, there is. Scemi, diventiamo di nuovo, vediamo se va avanti.
I heard you can get in. Sure. Oh, perfect. Listen, my girl wants a new accessory, but it has to be made from this really rare ore that they carry in facade. So next time you're there, could you buy some for me? I think it's called. Okay. I mean, oh, thank you. Such affection. This man has clearly. Man, Mike. Sounds like this guy's partner measures love by the price tag. Seems to me like he's being played. Whatever do you mean? You know, this may be one of those things a magic book just can't understand. Ridiculous. There is nothing beyond my knowledge. If you say so. Okay. Hey there, your son come back? No, I haven't seen him. He's in Seafront. Or he was. Oh, crud. Let me guess, did he tell you in a lab? That boy is... Well, he's a bit of a dirty liar. I probably should have mentioned. So that whole story was a setup. He sent us on a wild goose chase. Since I cannot imagine you letting this go, perhaps we should return to Seafront. There may still be a lead or two left to pursue. Good idea. We can't... What's wrong? How can a son bring so much despair to his family? He seems completely ignorant of the pain he has caused. It's deplorable. I love it when you sound like a grumpy old man, Vice. Perhaps I only sound that way because I have existed since time immemorial. How old are you anyway? You know, I'm not exactly sure. They say memory loss is a sign of old age. Well, it's still preferable to being a deplorable liar like that son. E ritorniamo a Fronte Mare. I know she's a lot. Non è qua. You're looking for a kid? There was a strange kid asking people questions earlier. I think he was trying to learn how to get... Facade, huh? Andiamo a facciata allora.
E vabbè. Allora. Visto che ci troviamo qua, facciamo tutte e due le queste. So he's disguised himself as one of the masked people, eh? No wonder his trail went. He's gone through a lot of trouble trying to lose us. Allora. Hey, you! You're coming with us! Oh man, why you gotta be all like fop? Fine, let me just pack. Oddio, c'è un'abbagina di scheletro di te.
Davvero? Che cavolo di trucco stupido, Nia, ti sei fatto fregare. He surely aims to flee the city, though he can't have gone. E vabbè. Oh man, again? All right. He's heading for the Eastern Road. Ma sparagli una magia addosso? Look, I'm not falling for that again. What's that big thing on the roof? Fool me once, shame on you. Fool me twice, and I shall smite you with unholy magic. Ha ragione Weiss. It's a pack of wolves! I told you, I'm not falling for... Oh, crap! It is a pack of wolves! Oh. Oh. Stavolta aveva ragione. E... pam! Actually running to- Are you ready to go? Hell yeah, man! This adventure stuff's like wood. Good. Now. Ok. Qui abbiamo finito. Ora torniamo a facciata e parliamo con il negozio che vende stranezze per vedere cosa ci serve per la quest di fronte mare. Hey, do you have any cooking? Koto, discareteite. Mi spiace, ma la miniera che ci ripugnò di florito è mai esaurita. Forse ce n'è nel tempio arido. Ovviamente le regole impedisce di accedere, ma si dovrebbe passare là. Well, we've come this far. Might as... Ok. Così abbiamo la fiorite... No. Ok, penso che si troverà comunque al centro...
dicevo, si trova comunque al 100% adesso, visto che è una roba di quest. Il tempo di andarci e tornare. Bene. Non immaginavo che ci fossero anche qui dentro. Va bene. Signor in chat, chiudete gli occhi. Florite e torniamo indietro. Anche qui dappertutto, vale, dappertutto. Adesso non ci fideremo neanche più di tempi abbandonati. Allora. Noi la florite l'abbiamo trovata.
il ragazzo che l'abbiamo convinto ad andare adesso ai genitori. E adesso chiudiamo queste due quest. Vediamo se le abbiamo fatte tutte, perché penso che queste siano le ultime due quest secondarie che ci mancavano. E adesso controlliamo. The black squall's in our village now. Eccoci qua. I believe they left us a Well, that's sort of anticlimactic. I wondered. Hey, are you friends with the people who lived here? No, not really. Why? Because the goddamn bastards borrowed money from everyone in the village, and apparently their son ran away because he wanted to escape a life of crime. But then some idiot brought him. Well, I guess we know the family business now. To think we did not even get paid for this absurd misadventure. Oh well. Perhaps we should tally it up as an expensive life lesson and Bene, abbiamo fatto tutto questo per nulla. Here's that ore you wanted. Oh, thank you! Now maybe my girl will let me hold her hand. Tu stai messo male, in effetti, però. Here's the money for the material and a little extra for you. Huh? Oh, hold on. Are you kidding? That's what fluorite costs you on the open market.
I only threw in a few coins. It's really that expensive? Hey, I learned my lesson last time. From now on, it's... The human soul is an You got that right. Do you think it possible that this man is being deceived by his Certamente. Love? Yeah, I do. Then we shall inform him at once. Yeah, probably better if we don't. What's this? Have you finally found someone you are unwilling to aid? Look, relationships are messy, and sometimes you can't always understand what's going on between a couple. There is nothing in this world that Grimoire Vice cannot understand. Yeah, yeah. Allora, controlliamo. Ok. Facciamo così. Ok. Ecco qua, con queste 36 missioni secondarie abbiamo fatto tutte quante quelle della parte 1. Ora solo queste principali. E andiamo a parlare con Popola. Ah. Beh, questo tutto per ora non ci serve più. La pagina che mi faceva vedere le quest. Ah!
c'è da farvi vedere anche una stanza qui nella biblioteca. Questa qua. What is the purpose of... Beats me. Maybe it's Popola's hobby corner. This is from the junk heap. For a decoration, it's certainly important. It's that lizard thing we fought in the Airy. Who would make a figure of that anyway? What's that? It resembles the shade we saw in the Lost. We saw this cube back in the Barren Temple. Perhaps the Prince of Fassad gave it to Popola as a... Popola, le storie di tutti i boss che abbiamo affrontato. Bel hobby. E andiamo. What's up, Popola? Oh, hi. I just got a... Ciao, cara Popola, spero che tu stia bene. Ti scrivo per informarti di un sogno, problema riguardante certi avvenimenti nel sogno villaggio. Spera sia sogno possibile avere tu un tuo sogno consiglio. Recentemente ci sono stati dei sogno segnalazioni, sogno di un certo sogno malvagio. Vuoto, maledizione, vaggio parole, ok. E poi that is certainly one bizarre... strano. Who's it from? The mayor of a small village in the Forest of Myth. It's the Forest of Myth? They're usually a bright and cheerful group of people. Something like this is very out of character. I have a bad feeling about that. I'll check it out. You will? Don't worry about it. I've got business there anyway. Oh, well, all right. Andiamo alla foresta dei miti. Che si trova di qua. Sure is quiet here. Such silence bodes ill. There's trouble on the way. I'm certain of it. You know, a little optimism now and then wouldn't hurt, Vice. Such cheek. Hold a moment. There is a strange new sensation.
La voce di Weiss assunse un tono interrogativo. It is not quizzical. What's going on? Il corpo dell'abitante termometro, l'uomo apriva gli occhi. Perhaps we should start by asking this man. Who are you? We heard something happened to this village, so we came to see if we could help. L'abitante fissò Giacomino e Weiss. If you can speak to me, I must have caught you in my dream. In your dream? L'abitante del villaggio iniziò a spiegare. Nelle scorse settimane una malattia misteriosa chiamata Oniro Morte si è diffusa nella foresta dei miti. Chiunque la contrae si addormenta, vive per sempre nel mondo onirico. Nel suo mondo onirico. Il sindaco del villaggio ha stabilito che l'Oniro Morte si diffonde attraverso la lingua parlata, ma prima di poter scoprire altro è stato colpito a sua volta dalla malattia. Bai sfissò il sindaco con la bocca contratta. Now see here. Are you saying that we have been absorbed into your dream? Domanda. Well, yes. I think you have. In other words, we've caught the death dream? Prima che il sindaco potesse confermare il sospetto di Giacomino, Weiss esplose di rabbia. Ridiculous, preposterous, completely unfathomable on every conceivable level. I don't even recall falling asleep. That's just how the death dream works. Il sindaco cercò di spiegare la situazione a Weiss. È così che funziona l'Oniro Morte, disse cercando di rinnegare l'osservazione del libro. My remarks are not to be brushed aside, fool. Il sindaco cambiò discorso con un grande imbarazzo e chissà Giacomino chi avesse visto e di cosa avessero parlato da quando è arrivato al villaggio. Something there must have caused you to enter my dream. A certain conversation, a specific word, something. Giacomino e Weiss ci pensarono su, ma non ricordarono nulla. Troppe parole erano state pronunciate durante così tante chiacchiere insensate e conversazioni inutili. Weiss does not engage in meaningless conversations. Weiss sembra offeso dalla sola idea di non aver scelto attentamente le sue parole. It does not seem to sting my pride, you bloated gas bag of a narrator. Irritato, Weiss alzò gli occhi al cielo, come se le risposte che cercava si trovassero lì. I was doing no such thing. La rabbia nelle sue parole contagiò anche Giacomino. Aspettate, disse Giacomino all'improvviso. Qualcuno ha parlato di contagio? Sì, e quindi? Beh, l'abitante del villaggio ci ha detto di fare attenzione alle parole contagiose. Il sindaco si sporse ad ascoltare con interesse, spingendo da parte un Weiss sorpreso. Deve aver detto qualcosa, vero? Disse il sindaco. Qualche combinazione specifica di parole? Tu ti ricordi? Era qualcosa sul sognare? O qualcosa che sogna? Oh, ma come diavolo era? Una pecora, urlò Weiss all'improvviso, dicendo la prima cosa che gli venne in mente. Gli altri lo fissero per un momento, prima di scuotere lentamente il capo. Dopo averci pensato un po', il viso di Giacomino si illuminò. Mi ricordo, disse. Quello che Sonia ha detto, ne sono certo. Alle sue parole, il sindaco tirò fuori un spesso fascio di fogli della tasca. Li sfogliò un paio di volte prima di assentire all'indicazione di Giacomino. Sembra corretto, disse, lasciando cadere un foglio a terra. Ho scritto quella frase anche nei miei appunti. Scommetto che è stata l'ultima cosa che avete sentito prima di addormentarvi. Il sindaco scosse la testa, mentre una matita consumata lasciava alcune linee su un foglio. È un mese che studio l'Oniro Morte, disse. Sono il sindaco, sapete, e il mio lavoro è proteggere gli abitanti del villaggio dai pericoli. Ma non era mai successo che due forestieri entrassero nel sogno della gente. Il sindaco si fermò accigliato. Probabilmente dovrei prendere appunti. Weiss prese immediatamente la parola. Sono impressionato dalla forza di volontà. Compiere una ricerca su una malattia in un sogno deve essere difficile. Tuttavia, suggerirei di concentrarci su come scappare di qui, invece di cercare di capirla. Il sindaco strinse la matita così forte che la spezzò. Ho provato a scappare,
Sto cercando di uscire dal momento in cui ho capito di essere intrappolato nei miei sogni. Ma non penso sia possibile. Questo è il mio sogno. Se ci fosse un'uscita, la conoscerei. Si interruppe per un secondo, lo sguardo perso nel vuoto. Il mio villaggio era bellissimo, disse a nessuno in particolare. E ci abitavano le persone più meravigliose che avesse mai sperato di incontrare. Ma quando si diffuse la malattia, le cose cambiarono. Come se qualcuno avesse lavato via tutto il colore della nostra vita. Voglio sentire di nuovo voglio sentirmi di nuovo completo. Voglio che siamo liberi. E non mi fermerò fino a quando non succederà. Giacomina annuì. Un momento, non ho annuito. Se possiamo esserti d'aiuto, basta chiedere, disse Giacomino. Aspettate un attimo. Non ho detto niente del genere. Silenzio, Clovis. Il libro osservò Giacomino e sintetizzò con sicurezza. Grimoire Weiss è sempre sicuro di sé. Grazie tante. Ora, sindaco, ci ha appena detto che niente che tu conosca esista nel tuo sogno. Ma se mi sono visto quando ci hai visto arrivare, eh? Il sindaco sollevò la testa sconvolto. Oh cielo, hai ragione. Non sapevo che sareste venuti. L'immaginazione umana non ha limiti e viene alimentata dai sogni, disse Weiss. Se puoi immaginare un'uscita, allora dovrà per forza esistere. Con il tuo permesso andiamo a cercarla. Grazie, disse il sindaco. Non so come sdebitarmi. Nessuna ricompensa. Siamo impazienti di uscire quanto te. Il sindaco percepì il peso della provocazione scivolargli di dosso. Ora si sentiva più leggero. Buona fortuna a entrambi. Urlò mentre Giacomino e Weiss si allontanarono. Conto su di voi. Mentre Giacomino scompariva nella foresta nebbiosa, il sindaco fu colpito da un déjà vu. Ho già visto quell'uomo? Pensò. Ma dove? Il mondo di Giacomino diventava sempre più nero man mano che si inoltrava nella foresta. Prima la bellezza di quel luogo l'aveva convinto che avrebbero potuto attraversarlo, trovare l'uscita ed essere a casa per cena. Ma più si entrava, più la foresta si chiudeva attorno a lui. La nebbia impediva la visuale e le rocce muschiose erano un pericolo continuo per le sue caviglie. Più di una volta fu costretto a reggersi agli alberi e ora le sue mani lasciarono una scia di sangue lui comunque toccasse. In più, Vass si è dimostrato un pessimo compagno di viaggio. Il curante del terreno dello sforzo aveva passato tutto il tempo a domandare a Giacomino di allungare il passo, lamentandosi della sua lentezza. Alla fine, dopo un commento sussurrato di Vass su tartarughe storpie della camminata più lenta, Giacomino esplose. Tappati quella bocca, Vass! Non sei tu quello che deve camminare! Giacomino si appoggiò a un albero, cercando di stirare la schiena dorante. Com'è possibile che la foresta sia così grande? Borbottò. Appena pronunciò delle parole, una cacofonia di insetti si alzò in volo. I rumori insopportabili di ronzii, schiocche e sibili erano così forti da fargli vibrare i denti. Giacomino si coprì le orecchie e urlò per farsi sentire. Weiss! Cosa sta succedendo? Giacomino vedeva la bocca di Weiss muoversi, ma sembrava stesse urlando dentro un tornado. Gli insetti urlavano, la foresta urlava. E proprio in quel momento in cui i timpani di Giacomino stavano per esplodere, il rumore si smorzò. Con cautela, l'uomo tolse le mani dall'orecchio sinistro e ascoltò le creature della foresta. Zzz. Quando quella sinfonia di versi diminuì ulteriormente, Giacomino iniziò a notare un suono ripetuto. Non è casuale, pensò. Non è un semplice rumore, è qualcos'altro. Gli insetti non gridavano inutilmente, stavano facendo una domanda. Da solo non è abbastanza, non è l'ideale. Di te diventa pericoloso. Che cos'è? Per le mie illustre pagine. È un indovinello. Immagino di sì. Sembra forzato, ma potrebbe essere la chiave per uscire di qui. Allora ti lascio rispondere. La storia non è abbastanza, in due l'ideale, in tre diventa pericoloso. Che cos'è?
La risposta è un'altalena? Qualcosa che è ideale con due persone, ma pericoloso con tre. Oh, è un'altalena! La bocca di Paz si spalancò, ma prima che potesse dire qualcosa, il mondo vacillò. Fri-fri-fri-wa, shkiki, shkiki. Quando Giacomino rinvenne, era circondato dal rumore degli insetti. I suoni emessi dagli insetti creavano parole. Parole che lui aveva già sentito da qualche parte. No, aspetta, ma siamo abbastanza. No, la risposta è un segreto. Dispettito che Vice avesse lasciato quell'altro compito, Giacomino sospirò e diede l'unica risposta che avesse senso. È un segreto, vero? Nessuno degli insetti cessò. Come è iniziato all'improvviso, il sottobosco si aprì davanti a Giacomino come un'onda, creando un nuovo sentiero. Gli artropodi della foresta stavano cercando un sentiero per. Gli artropodi della foresta stanno creando un sentiero per noi, disse Vice esultante. Felice di aver superato la prova, Giacomino si incamminò con rinnovato fervore. Il sentiero era più regolare del sottobosco, e questo lo pescava sia nel corpo che nell'animo. Finché ci fosse stato un sentiero, avrebbero avuto un scopo. Sembra che la foresta ci abbia accettati, disse Giacomino dopo un po'. Vice si girò verso il compagno. La foresta non è un animaletto che può restare. Non sapevo dove ci porterà questo sentiero. Appena pronunciate queste parole, si trovano davanti a una sorgente limpida. Sorridendo, Giacomino raccolse un sassolino e lo fece rimbalzare sulla superficie dell'acqua. Santo cielo! Esclamò Vice. La sua sorpresa era comprensibile. Ogni volta che il sasso toccava la superficie dell'acqua, nell'aria risuonava una nota musicale. Quando il sasso affondò, le increspature si unirono a formare le parole. Entro dalla foresta. Entro dalla finestra senza rompere il vetro. Quando le note scompaio, cosa sono? È facilissimo, esclamò Vice. Rispondi tu. Giacomino si fece forza per non strangolare il compagno. In fondo ha ragione, è molto facile. Entro dalla finestra senza rompere il vetro. Quando le note scompaio, cosa sono? La luce del sole. Un getto d'acqua ruppe dalla fonte. La luce del sole filtrò dagli alberi e si riflesse sull'acqua, creando un arcobaleno scintillante lungo tutto l'orizzonte. In tutta la mia vita non ho mai visto niente di così bello, mormorò Vice. Forse è davvero un luogo, forse davvero questo luogo ci ha preso simpatia. Ehi, guarda! Esclamò Giacomino distogliendo l'attenzione di Vice dallo spettacolo. C'è una casa laggiù. Andando nella direzione indicata dall'amico, Vice scosse una casa sopra dagli alberi. Che strano, Vice. Chi costruirebbe una casa così isolata? Giacomino si avvicinò e bussò alla porta. Dopo un minuto abbondante, la porta si aprì e un omino mise la testa fuori dall'uscio. Il suo corpo era completamente nascosto da un mantello nero e la sua faccia era oscurata dalla nebbia. Cominciò Giacomino, ma prima che potesse continuare, l'omino fece un cenno e iniziò a parlare. Al mattino cammino su quattro gambe, al pomeriggio su due, alla sera su tre. Cosa sono? Giacomino cercò di chiedere all'uomo chi fosse e cosa ci facesse lì, ma lì continuò a ripetergli l'indovinello. Se vogliamo parlargli, dobbiamo rispondere al suo indovinello, disse Vice. Hai ragione, disse Giacomino, almeno questo è facile. L'uomo! La nebbia che avvolgeva la figura incappucciata svanì e proferì un'unica parola. Esatto. Detto ciò, l'omino si lossì il mantello rivelando la sua vera identità. Sei il sindaco! Esclamò Giacomino. L'omino scosse la testa. Non sono il sindaco che conoscete. Ora ascoltate le mie parole. Tempo fa ho visto una versione di te che non eri tu. Non capisco. Cosa significa? Con il tempo capirai. Ora voglio solo congratularmi con te per aver risolto il mistero dell'onira morte. Ora dovete tornare dall'uomo che è all'entrata della foresta. Detto ciò, l'uomo rientrò in casa sbattendo la porta alle spalle. Davanti agli occhi di Giacomino, la nebbia salì dal terreno e avvolse la cassupa facendola scomparire. Quando Giacomino e Vice tornarono all'ingresso della foresta, trovarono il sindaco appoggiato a un albero. Appena le vide, scattò i piedi e corse verso di loro.
Santi numi! Ce l'avete fatta! Ce l'avete fatta davvero! Con la mano sinistra afferrò quella di Giacomino scuotendo talmente forte da rischiare di staccargli l'abbraccio. E con la destra agguantò la copertina di Vice, sbatacchiandolo nell'aria. Basta, vecchio pazzo! Smetti di scuotermi! Non sai se ce l'abbiamo fatto oppure no! Il sindaco sorrise. Il sindaco sorrise entusiasticamente e scosse la testa. Sono felice che siete vivi. Non pensavo di rivedervi. Con un sorriso, Giacomino riuscì a sottrarre la mano stretta del sindaco. Abbiamo spezzato il sigillo delle mie morte, disse. Almeno credo. Il sindaco si illuminò mentre Giacomino raccontava i dettagli. Quando finì il racconto, il trio si sdraiò sul terreno addormentandosi. Giacomino sollevò la testa. Aspettate un attimo. Perché dovremmo sdraiarci a dormire qui? È da pazzi! Smettete di diventare invitati a dormire, sciocchi! Non si possono mettere in discussione le regole di questo luogo. Giacomino e il sindaco si stesero leggermente sull'erba. Vi siete già dimenticati? Continuò Weiss. Sono le parole che controllano l'onira morte, che ci permettono di spostarci da un luogo all'altro. Per quanto semplici e naturali, le parole sono assolute. Quindi, se le parole dicono di dormire, dobbiamo dormire. E quando lo faremo, la storia continuerà. Detto questo, i tre sentirono gli occhi pesanti e respiro a rallentare. Questa è la prima volta, inizia il sindaco, la prima volta che mi sento stanco da quando sono imprigionato qui. Le parole furono interrotte da un grande sbadiglio e poi l'uomo non si ricordò più niente. Potremmo aver dormito un'ora o un anno. Quando si svegliarono, le cose intorno a loro sembravano più reali. La nebbia più pesante, le foglie più verdi, si erano svegliate dal sogno. Giacomino scosse delicatamente il sindaco. Buone notizie, disse. Ce l'abbiamo fatta. Oh, fantastico, disse meravigliato il sindaco. Ci siamo riusciti, siamo tornati. L'uomo sbatte gli occhi più volte, come se non credesse davvero ciò che stesse vedendo. Non avete idea di cosa significhi per noi. L'onira morte si sta diffondendo in tutto il villaggio e volevo... Pensavo di poter capire come fermarla. Ma non è stato così. Devo aver contatto la malattia ed essere stato approdato nel mio sogno. Il sindaco cercò di alzarsi, ma cadde improvvisamente a terra. Fissò le sue gambe come per cercare di capire come funzionassero. Poi si girò verso Giacomino. Senza una parola, il giovane afferrò il sindaco e l'aiutò a mettersi in piedi. Dove abituarmi alla vita vera, disse il sindaco, dopo un sorriso ironico. Non ci metterei molto, ne sono sicuro, lo assicurò Vice. Ora però dovresti tornare a casa e riposare. No, disse il sindaco parlando. No, non posso. Alcuni abitanti del villaggio sono ancora intrappolati nella mia morte. Devo salvarli. Il sindaco si avviò lentamente verso l'albero divino, il centro del villaggio, che in una testa e iniziò a pregare. Quest'albero è sacro, spiegò. Spiega perché era finita. È il custode della storia e dei ricordi del nostro villaggio. Le superstizioni rendono la nostra missione più difficile, visibile a Vice. Non dovremmo riporre la nostra fede negli dèi. Il sindaco scosse la testa, non negli dèi, nelle parole. Le leggende narrano che il nostro albero si era dimorato di una magia potente, conosciuta come verso sigillato. Giacomino e Vice sono usciti a contare una sorpresa. Avevano raggiunto un obiettivo nel luogo più impensabile. Direi che questo è un vero colpo di fortuna, disse Vice. Mentre i tre si salutavano, Giacomino menzionò lo strano uomo del terzo indovinello e le sue ultime parole, misteriose parole. Tempo fa, ho visto una versione di te che non eri tu, rispose il sindaco. Che cosa diavolo significava? Riflette profondamente con lo sguardo verso nel vuoto. So che sembra strano, ma anche io avevo la sensazione di averti già visto, disse lentamente. Giacomino cercava di mantenere un'espressione neutrale senza riuscirci, ma il sindaco sembra non accorgersene. Ho avuto un déjà vu, ma penso che fosse un'illusione creata dall'onira morte. Probabilmente non significa nulla. Giacomino annuì e sorrise al sindaco, ma i suoi pensieri erano in tumulto. C'è qualcosa di sbagliato nel sindaco e nelle sue parole. Che cosa stava succedendo in quel luogo? Quell'indovinello si sarebbe rivelato più difficile di tutti. Oh, thank you so much. Now I can finally return to a normal life.
This is one of the most bizarre diseases I have ever... I know. That's why we have to help the other... Esecuzione oscura. For a sealed verse, that didn't take much... Yes, all the tough... It's almost as if someone was guiding us... Don't overthink advice. Ora come... Però liberiamo gli altri tizi. This person must be... It would appear... Can't say I'm very excited to go back there. Perhaps you should spend less time complaining. Yeah, yeah. Respiro l'aria impregnata di morte e resisto all'impulso di ridere. Perché so che avrebbe lo stesso effetto delle parole di un pazzo. Da quando mi trovo in questo inferno? La mia visione è nascosta sotto la scalinata di catacombe di qualche castello. Ora sento un canto funebre. La luce qui non trova posto. Il vento è un amico dimenticato. Prego che la morte venga a prendermi, ma mi ha abbandonata. Il tempo passa. Un'eternità scivola via come un solo ticchettino d'orologio. Qualcuno bussa alla mia prigione. C'è qualcuno? Sento chiudere una voce familiare. Il mio salvatore. Graffio la porta della prigione. Riempendomi le unghie di schegge. Urlo, chiedo aiuto, rido, piango. Sicuramente mi sto inventando tutto. Non può essere vero. Aiuto! Grido, per tutte le idee, aiutatemi! Incredibilmente il suono di un lunghetto cade sul pavimento. Mentre la porta si apre, ho solo il tempo di vedere un ragazzo dei campetti e dei capelli argenti e un libro volante prima che la luce mi accechi. I miei occhi abituati all'oscurità esplodono di dolore, costringendomi a girare la testa. Chi siete? Chiedo, coprendomi il viso con le mani tremanti. Come siete arrivati fin qui? Sono Grimoire Vice e questo è Giacomino. Ti stiamo cercando da tempo. Vieni, alzati. Ci sveglieremo insieme da questo incubo. Quello chiamato Giacomino allungo la mano e mi aiuta a uscire dalla cella. Anche se i miei occhi non si sono ancora abituati alla libertà, il mio dito è acuto e riconosco il suono della pioggia battente. Non avevo mai pensato di sentire questo suono, sussurro. Sarebbe meglio se non fosse una brutta tempesta, disse Grimoire Vice. Guardo i due piedi. Avrò fatica gli occhi e vedo l'acqua lambibile che avviglia gli stinchi. Ce n'è così tanta? Sì. E più ci attardiamo e più ne scenderà. Se non scappiamo ora, affogheremo in questo castello. Sappiamo che sei debole, ma sei l'unica speranza che abbiamo di uscire di sopravvivere qui. Il tempo è lui e il tempo, quell'amico dimenticato, si è presentato. Annuisco e mi ripromento di salvare i miei soccorritori a tutti i costi. Le catacombe del castello sono un labirinto che si attorcida su se stesso, come le budelle infinite di un gigante. Cerco di osservare i corridoi bui e procedo verso nord. Alla fine del corridoio trovo una fila di 20 meravigliosi letti a baldocchino, posti sopra un tappeto di velluto. È tutto coperto dallo spesso strato di polvere ragnatele. Cercando la porta della sala successiva, mi imbatto in una massa grigia informe. Resta gettata di lato, contro il muro, e nonostante la mia febbre, credo di vedere la forma di una porta proprio dietro di essa. Non mi riuscivo per toccare quella sostanza, mi sento sfumo in cenere e ne spazzata via dal vento. Capisco finalmente di cosa si tratta e cado in ginocchio piangendo. Corpi! Mi trovo davanti a una montagna di corpi carbonizzati. Osservo i letti e poi la massa, fino a comprendere con orrore. Qualcuno aveva ammassato quei corpi e li aveva bruciati. Che fossero stati vivi o morti non lo sapevo, ma per la mia salute mentale non me lo sarei più chiesto. E emetto un suono, non so se un grido o una risata, però la mente mi concede l'oblio. Mi trovo ad aprire quella porta, lasciandomi alle spalle quella stanza dell'orrore. Procediamo verso est e verso nord. Alla fine del corridoio l'acqua mi arriva alla vita e sono stremata sia fisicamente che mentalmente. Spero che questa sia stata giusta per uscire. Alla fine non riesco a sopportare la vista dell'acqua e rivolgo lo sguardo verso l'alto. La mia sorpresa nel vedere una serie di dipinti appese alle pareti. Ognuno raffigura una persona nel fiore della giovinezza,
riccamente vestita. Tuttavia, non conoscendo gli stili, penso che i protagonisti dei dipinti siano vestiti molto tempo fa. Un quadro catturò la mia attenzione. Il soggetto indossa un tessuto favoloso decorato a motivi floreali ed uccelli, stretto in vita con una cintura di pelle di squisita fattura. Sarebbe un abito straordinario, anche per i gusti moderni. Mentre guardo di tatto, sono spinta dal desiderio di toccarlo. Ma poi mentre allungo una mano avesse dipinto, mi travolge una sensazione spiacevole. Fissando di tatto una volta che la terra prende da... che la terra in un punto prende la forma di un altro rito. Qualcosa di detto al quadro mi sta indicando. È un altro prigioniero, anche lui ti ha portato qui per l'eternità. Non posso ignorarla, così prendi dipinto le tabelle mani e lo scalamento in acqua. C'è l'entranza del dipinto, dietro di essa c'è un corpo. Un prigioniero. Non posso salvarlo perché è già morto da tempo. Gli ossa sono circondati dalla banda degli stoppa. Se ne conservata solo una piccola parte, ma capisco che la stessa dell'abito rappresentata nel dipinto. Stava ammirando una mossa di corpi, bloccata alla vista dai tratti delle vittime del giovane. Basta, coprendo gli occhi avanza nell'acqua. Alla fine del corridoio una fila di grossi e pesanti barili di legno allineati in una stanza buia. Sicuramente sono pieni di vino. La sede è mattanaghi, non ricordo l'ultima volta che lo sollevo la mia gola. Mi butto sul primo barile e tiro forse adattamente il tappo. Il frutto di qualche barile di vino non significa nulla, mi ripeto. I barili verranno comunque dominati dall'inondazione e alla fine il tappo cede sotto il mio attacco. Denso liquido rosso inizia a zampillare fuori. Questo non è vino. È sangue ancora caldo. Non so se è dell'animale o altro. Quel liquido ripugnante inizia a mischiarsi con l'acqua crescente, scaldando i miei piedi. Per gli dèi, anche gli altri barili sono pieni di sangue. Non ho il coraggio di controllare. Il discorso si trasforma in terrore mentre mi volto per scappare, ma le mie gambe mi tradiscono e piombo nel caldo oceano di porpora. La puzza di morte ovunque. Minaccia di consumarmi. Devo scappare da questo inferno. Ingattando come un animale, cercando di attenere il grido d'orrore che vuole lasciare la mia gola, baccolo attraverso l'acqua rossa e fuori dalla stanza verso la libertà. Ora l'acqua mi arriva al mento, mi lambisce la bocca e il naso. Sei proprio un Giacomino. Dovrebbe certamente dire altro, ma il resto dell'insulto viene mangiato dall'acqua. Grimoire va a essere fracido e produce l'acero, galleggia sulla superficie dell'acqua. Ed è già troppo tardi. Non doveva finire in questa maniera. E ok. Mm.
Ok, vediamo come si fa, perché altrimenti qua ci perdiamo tempo, se non metti. This person. It would have. Can't say I'm very. Perhaps you should spend less time. Yeah, you. Okay. Nord. Est, nord, est, sono in un salone curato dal senso della pioggia. Mi piedi affondo nel tappeto rosso e gocciolante mentre mi avvicino al centro della sala. Vedo una tavola apparecchiata con porcellana e resti di un suntuoso banchetto. Mentre i miei occhi si abituano, vedo dei commensali lì seduti. Notando il movimento, mi avvicino al capotavola. Ma mi allontano subito per l'orrore. Di casa. Il padrone di casa è un cadavere, come gli ospiti seduti, inoltre gli orribili insetti striscianti appeso alla dimora nella resti dando l'illusione di un movimento. Questo splendido banchetto era prenato nella vita per i dannati. Cerco sicuro di controllare le mie mani tremanti, poi mi allontano lentamente. Nella disperazione di tutto lo svuoto da quell'orrore, i miei occhi cadono sulle sedie. Su cui giacciono i morti. La vista è ancora più terribile del banchetto stesso. Ogni seta è coperta interamente di chiodi appuntiti. Questo spiccolo del tappeto. Posso solo pregare che gli sfortunati commensali fossero già morti prima di iniziare a mangiare. Perché se fosse così sarebbe fin troppo semplice immaginare l'ora agonizzante che riempivano la sala. Nella mia mente si sofferma sulla possibilità che quelle creature possano aver commesso qualche crimine terribile, giustificando una così tale punizione. Anche se, in realtà, sospetto che non avessero ancora commesso alcun crimine. Non ci sarebbe stato un domani per questi sfortunati. Questa era l'ultima cena. Con le aspettative arriva una porta d'ingresso. Buttala giù! Qualcuno grida e io faccio del mio meglio. Insieme a Giacomina e Grimoire Vice, butto tutto il mio peso contro la pesante porta. Al terzo tentativo cede. E noi veniamo scoramento di fuori dal castello. La tempesta si sta allontanando. Le nuvole sopra le nostre teste sono ancora nere e minacciose. Ma verso ovest riesco a vedere un piccolo raggio di luce. La stessa data dei nubi. Come posso ringraziarvi? Domando mentre le lacrime di gioia mi soccorrono il viso. Sarei morta lì dentro. Abbassando gli occhi noto che il mio vestito è stracciato e cerco di coprirmi come posso. Il vestito? Chiede Vice. Allora lei è una donna, signorina. Lo sono. Sono io, mi si è abbattuto. Suppongo sia una sorpresa, dato che insisto solo in forma di parole. Vedo che quella che chiamo Giacomina è delusa dal fatto che il mio vestito non sia descritto nel dettaglio. Ma lo nasconde bene. Con un cenno e una squadra di spalle, ci incamminiamo a vestiti di sveglio. Ma dietro di noi qualcos'altro si sta risvegliando. Un fumo nero riempie il castello abbandonato e copre con un sudario di numerose anime dannate al suo interno. Le finestre del castello scoppiano con un fumo assordante. La brezza riempie i corridoi e le sale, disperdendo per sempre il fumo nero, mentre osserviamo straniti in un infinito numero di ombre prende vita, uscendo e rientrando dalle finestre rotte. Morti nel castello si sono risvegliati di nuovo. È un'assunta forma di ombre. You have anything to say about that? Hopefully there will be no labyrinth. I hear that. Thank you so much for. I never want to have a dream. E due. L'ultimo. And another. I figured a book like you would be into all this. Even I have. No. Those buildings must be huge if we could. Ok, mentre Vice decide come rispondere, il sole batteva su di loro con la carrozza. Queste sono le mie, disse.
Questa qualunque minaggio non dovrebbe non sarebbe sorprendente. Giacomino annuì e sarebbe questo sudore dalla fronte, lasciando una scia di sabbia al suo posto. Assicura di non essere mai stato così assetato. L'unica strada in cui camminavamo era nera e spaccata dal tempo. Qui e là ciuffi d'erba spuntavano dalle rocce, come a sfidare chi aveva osato porre come materia sulla tua casa. Il calore spesso sulla strada faceva girare la testa a Giacomino. Con i piedi dolorati si figura a riposare. Non so per quanto potrò andare avanti. Sembra che qualcuno ci stia giocando un brutto scherzo. I lamenti erano già cominciati. Maestro cercò di non alzare troppo gli occhi al cielo. Uno scherzo, disse. No, nessuno scherzo. Questa è la strada per la città d'arte. Forse anche il sentiero è un'opera d'arte. Non sembri molto convinto, neanche tu. Forse no. A pensare così potrebbe essere probabilità che andare avanti. Giacomino guarda la fronte sorridendo di Weiss. Mentre devo passare, i piedi di Giacomino dolevano sempre di più, la sua gola sempre più secca. Cercò di pensare solo al passo successivo, perché la luce accecante impediva di più essere più senti. Senti, ci stiamo sicuramente avvicinando, disse Weiss, cercando di sollevare l'anima del suo compagno. Sì, ne sono proprio sicuro. Incoraggiato, Giacomino non si sollevò lo sguardo. All'improvviso smise di camminare, fermandosi in mezzo alla strada con la bocca e gli occhi spalancati di canto all'orizzonte. Acqua, allora, c'è l'acqua! Acqua? Domandò Weiss. È impossibile, io non vedo acqua. Ma proprio giù davanti a noi! Guarda come si riflette sulla sua superficie! Senza aspettare una risposta, Giacomino scattò nella direzione indicata. Ma che? Non c'era l'acqua. Non c'era altro che sabbia in ogni direzione. Giacomino chiuse gli occhi e sospirò mentre Weiss sfruttò le lui ridacchiando. Credo che prenda il nome di miraggio. Molti viaggiatori del deserto ne fanno menzione. Giacomino scosse il capo sbalordito, poi indicò un punto lontano con gli occhi di nuovo spalancati. Aspetta, ecco, siamo vicini, è proprio lì. Giacomino prese a correre, vai, sono più fatto che seguirlo. Dopo qualche minuto di corsa, Giacomino si fermò. Aveva giurato che fosse da queste parti. Confuso, si portò le mani agli occhi e respirò con decisione. Appena si mise, notò uno specchio d'acqua azzurro acceso oltre una salita. Urlò e partì alla sua ricerca. Dopo quasi un'ora, Weiss, ormai esasperato, si avvicinò a Giacomino e lo colpì in faccia con la copertina. Basta, super idiota, smetti immediatamente. Non c'è una goccia d'acqua qui. Il botto di Giacomino si avviò. Neanche una. No. Magari la prossima volta mi riascolto quando ti parlo. Weiss si fermò un istante. Poi riprese a parlare con fare leggermente più gentile. Tuttavia, questa folle ricerca non è stata vana. A quanto pare siamo giunti in una città d'arte. Giacomino alzò lo sguardo. Davanti a lui ergeva una fila di gigantesche sculture. Il loro viaggio è giunto al termine. Sono enormi, urlò Giacomino, dimenticato dalle parole della calura. Il dolore delle ultime ore. Non avevo mai visto una di così grande. Ogni scultura condivideva più o meno le stesse forme, quelle di un rettangolo proteso verso il cielo, ma la somiglianza finiva lì. Molte erano ricoperte di pannelli di vetro e riflettevano luce in mia direzione, mentre altre erano semplici strutture d'acciaio. Alcune avevano le guglie molto alte in cima, altre tetti triangolari. Che razza di città è mai questa? Disse Giacomino. Dove è la gente? Dove sono le case? Posso entrare distante naturalmente all'uso artistico. Il dialogo che proseguì mentre attraversavo la città. C'erano miracoli artistici ovunque, grosse casse in ferro su ruote che poggiano su ruote d'acciaio. In ogni strada prendevano stupende opere con nicchie sprigionanti lucine rosse e ambre verdi. Alternandosi dalle imponenti sculture trovavanci un agglomerato delle dimensioni più ridotte, alcune ricoperte di vetro, di mattoni, ma molte erano fatte di materie mai viste prima. La vastità di stili e di colori era disarmante. Non riuscendo a identificare né un tema né la fine dell'opera astratta che li circondavano, Giacomino e Weiss rimasero in silenzio. Alla periferia c'è riuscito a scoprire tre sculture della forma umana. Giacomino si avvicinò a loro e mi sono sospiri sollievo. Finalmente iniziò a stancarmi dell'arte moderna. Le tre strutture identiche, a eccezione di aver incisa sul braccio destro di ognuna. Su una c'è scritto Alfa, su un'altra Beta,
la sua ultima gamma. Mentre Giacomina si avvicinò a toccare la statua più vicina, un uccello si levò in volo da una delle sculture, posandosi sulla spalla della statua, produsse un breve ma incantevole melodia che mutò in parole. Sono delle forme. Solo una delle forme è quella vera, le altre sono false. La forma vera è sempre la verità, quella falsa è solo falsità. Per il cielo simbolo, all'improvviso le tre statue presero un alito con un sussulto, iniziando a respirare e assumendo una forma e colore. Ehi, ma tu guarda, disse Giacomino, sono vive. Le tre statue si inchinarono al cospetto di Giacomino. Ti prego, disse Alfa, tirami fuori da questo incubo, sono è quella vera. Non dire bugie, disse Beta, si buttò verso Giacomino, non so. Alfa è falsa, fidati io, sono quella vera. Tutte cavolate, disse Gamma, Beta è falsa, lo sanno tutti che qui l'unica vera sono io. Detto questo, restò a tornare immobili. E la città fu nuovamente avvolta nel silenzio. Se pensi a bene a ciò che hanno detto solo di loro, può essere quella vera, disse Vice. Giacomino aggrattò le sopracciglia e ponderò bene le sue risposte. Solo una delle forme è quella vera, le altre sono false. La forma delle verde è sempre la verità, quella falsa è solo falsità. Quella vera è Beta. Nonostante le sequenze della sua voce, Giacomino vide Vice annuire e si sentì rassicurato. Se Alfa dicesse la verità, disse Vice, Beta e Gamma sarebbero false. Ma in tal caso l'affermazione di Gamma secondo cui Beta è falsa sarebbe vera. Anche se Gamma dice le bugie. Ed ecco la teoria che non regge. Ora supponiamo che Gamma dice la verità. Ciò implica che Alfa e Beta avrebbero detto una bugia. In questo caso tuttavia Beta avrebbe bugiato ad Alfa, dicendo che le nostre che d'estate dicono contemporaneamente il vero. Infine, pensiamo che Beta dice il vero. Allora le bugie di Alfa e Gamma avrebbero senso, di conseguenza quella vera deve essere Beta. Terminata la spiegazione, Alfa e Gamma si sgretolarono senza produrre alcun suono. E Beta riprese vita. Congratulazioni, disse Vice, intorno a giocare. È giunto il momento di svegliarti. Grazie per avermi salvato l'abitante. Trovò in ginocchio e chinò il capo davanti a Giacomino, che a disagio per la situazione lo fece rientrare in piedi. Perché hai fatto un suono simile? Disse Vice. Sei già stato in questa città? Lentamente l'abitante guardò gli strani oggetti e le sculture che costellavano il panorama. Poi scosse il capo. No, non credo. Voglio dire, è impossibile. Non può essere che io sia già stato in un posto così. Ma col tempo sembra di aver già visto. Déjà vu, preciso Giacomino, proprio come il sindaco. A mente Giacomino fu preparato lo stesso vago senso di girazione che aveva colpito durante il sogno del sindaco. That was rough. I am positive I have seen that place before. Okay, that's enough. Okay, there. Yes, if the mayor's a sup. I think I have had enough wordplay to lock. You're telling me. Okay, torniamo dal sindaco. Oh, how here. La spada Fede. Wow, this looks valuable. Of course, it's apparently a weapon of. Well, we thank you again. Ah. E avendo finito tutto questo, ci rimane solo da tornare da popola, ma lo facciamo settimana prossima. Io ringrazio quelli che mi hanno seguito e ci vediamo. La domenica prossima per continuare la storia principale. Ciao a tutti!